Alzati, volevo salutare. Ok, allora, io faccio contratti, io devo lavorare, ragazzi. Ciao amici di Twitch, bentornati, Marco Drums Games, guardate questo che sta saltellando è Kevin, ciao Kevin. Ciao. E questo che sta andando indietro e sta saltellando anche lui, ti begga, è grandissimo Marco, ciao Charder. Ma come saltellano? Allora, andiamo a vedere un attimo la mega fattoria miliardaria, miliardaria dell'amico Shard. Ciao amici, ciao grandissimi, stiamo aspettando anche Loki, eh. Allora, ha qui un bel case 9250, eh. Bella roba grossa. Questa mia T3B è grossa. Poi c'ha una John Deere X9, bella che è Shard. Questa è di Shard, eh. Con il cingolato davanti. Tutto col mega capannoni. Poi fa un Fendt. Bello, un bel Fendt. Questo qui che modello è? Vediamo un attimo. Ah, il 1050 Vario. Oh, avete sentito, ragazzi, che praticamente la Fendt, no, la Fudzen, quella lì tedesca, è entrata a far parte del gruppo della sponsorizzazione di Farming Simulator 22? È una ditta tedesca, con i trattori FENZ, mi sembra. Non l'avete sentita? Dopo ve la vi posto la notizia, allora. C'è proprio nel sito del, non del Farming Simulator, ma il sito della ditta che fa i trattori, eh? Che fanno, no, che bei trattori, belli. Bella fattoria, amico mio, bella. Camion doppio. Dobbiamo andare avanti. Bella. Ciao Stream Elements, ciao Sound Alerts, benvenuti. Ah, tutti mega, eh? Hai preso quelli più grossi di tutti, amico mio, eh? Sì. Questa è una fattoria miliardaria, sei un miliardario, amico mio. Questa crone qui, questa crone che cos'è? Per tagliare i prati, vero? Ma è taglia erba. Ma tu hai preso la mia T3bia assurda così per tagliare l'erba? Oh, c'è un cane. C'è un cane che salta sulla ruota. Salta sulla ruota sto cane. No, era su, sei salito su. È qui, lo vedi il cane, guarda qua. È passato in mezzo, tutto è firmato, ragazzi. Hai visto? È passato in mezzo. Ma che bella sta mezzo. Questa qui è una crone, vero? Che modello è di crone? Se non riesco a vederlo. La Big M450. Va bene, ragazzi, allora... i trattori, vediamo, non avevo visto la parte dei trattori. I trattori, che cosa c'ha? Ha il Fendt. Questo è il John Deere e il case, vabbè, il case col cingolato dietro, ragazzi. Qua non si scherza, qui non si scherza un cavolo proprio. Andiamo a vedere un secondo la varia fattoria. Che appezzamenti di terra hai, amico mio? 30 e 37? Presto. Vai, devo prendere gli altri. Ah, 30 e 37, questo piccolo. Cazzo, con tutti i mezzi che abbiamo giganteschi, bisogna prendere anche il 26, eh? Secondo me, eh? Sotto c'è la farma degli animali. Eh sì. Il 6 sta da fuori, però. Beh, però guarda dov'è il 30. Il 30 e mezzo, eh? Beh, si può prendere il 39, il 42 e il 44, che è bello grosso. Però il 44, vedi com'è storto? È una rottura fare i terreni storti. Il 26 ci mettiamo dietro con i mezzi che ha preso giganteschi, si lavora alla grande, secondo me. Vabbè. Allora, vediamo un attimo. Dimmi tutto. No, sto cosa scappava. L'ho buttato sotto e scappa sempre, guarda. È questo, Deutzfar. Scusate ragazzi, ho sbagliato prima. Il Deutzfar. F-A-H-R. È lui che è entrato e sta facendo la sponsorizzazione del gioco, eh. Stavolta ce la fanno gli animali, ciao ragazzi. Allora, dite cosa devo fare, io lo faccio, raga. I nostri campi, che cosa hanno bisogno? C'è il campo 30, che ha bisogno di dormire e piantare il fumante. Dormire, dormiamo, allora, dai. Dormiamo. Allora, seminare, perché stai aprendo la... La mititrebbia, c'è una mititrebbia aperta, ragazzi. Ok, chiudiamola.
Ma chi sta andando? Ma perché sta andando da sola? Ma sta andando da sola? Ma sì, ma perché sta andando da sola? C'ho joystick sminchiato. Perché avete messo la braio. Prova tu, scusami. Non ho capito che cosa succede qui. E perché te lo fa, no? Aspetta, chiudilo, voglio prendere lo stesso mute. Mica che c'è qualche problema. Va da solo? Mi va da solo in retro? Ma perché? Ah, dici che c'è il volante? Non ho aperto niente io! Non ho fatto niente, giuro! Deve essere al joystick, do due sberle al joystick. Che cazzarola! Bellissimo, andiamo bene. Aspetta che provo ad andare sul camion, vediamo se va indietro da solo. Riservano i miti, non fate i ragazzi. Ok. No, niente. Vai, fai. No, dormiamo? No, dormi pure. Soldi. Dormi pure. Aspetta che vieni, andiamo a dormire per fare. Dormi, dai che andiamo. Vado a piantare. A seminare, vado a seminare. Frumento? Frumento? Vai tra. Il mezzo quale prendo? Andiamo a casa per fare la casetta. Venite. Che bello! Ma quanti metri 3 mi hai preso, amico mio? Dormiamo. E ce n'è anche una dentro qua gialla. New Holland. Minimo 10.000 ci sono in questa palma. Anche un po' di più, mi sa, È un miliardario il nostro amico Shark. È un miliardario. Cristiano Loki, perché non sta entrando? Vediamo. Non sta entrando, vediamo. Arrivo, la gara è finita, ok. Che potete pensare adesso, momento, parti fatto e lobby fatta, quindi vieni in parti prima, poi ti colleghi dentro che ti manda l'invito Shudder. Ok, allora io semino ragazzi, devo far vedere gli amici. Il momento dov'è? Campo tanto. Perché tu hai preso questo mezzo bellissimo e io non posso prendere questo mezzo bellissimo, ok? Scendi. Va bene prendere i grandi, raga. Tanto sono i grandi, grandi. Ok, io ci sono, sì. Dov'è il cosone qua? Da attaccare dietro? Che vieni, va di carica per il serbatoio. Ma sono io qua. Dov'è che è il... L'arco. Dove sei? Da qui. Dove c'è Kevin? Non ti vedo. Ah, eccoci là. Sì, avanti. Arrivo. Azzo, questa seminatrice qui gigante. Quale? Questa. L'amazzone? La verde gialla? Uh-huh. Amazzone. Ma il cane che lo tiro sotto, cane! Ma poverino, l'ho ammazzato il cane. Ma cacchio! Anche che provato. Ok, attaccato raga, attaccato. Campo. Ma il cane che è sotto, lo vedete il cane che è sotto? No, gli sto passando sopra, poverino. Ma spostati! Guardate il cane dietro. Vieni, Marco, ricarica okay. La seminatrice. Dove sei? Aspetta. Vieni sotto. Ah, ok, fammi andare. È che c'è Kevin che mi disturba, che continua a saltellare. Ok. Oh my god! Ma chi è sto cane? Guarda che passa sotto! Sì, ma passa sotto! Ok, dimmi tutto. Qua? Vieni in serbatoio. Guarda che bella fattoria che ha l'amico. Ciao Loki! Allora, come faccio a riempirla che non mi viene fuori? Allora, aspetta. No, frumento dovrebbe essere sopra. Aspetta, Seleziona. Se no, ho mandato la foto, Marco. Dove me l'hai mandato, amico mio? Ti ho mandato una foto di un'altra farm che ho con il vigneto che l'ho potuto creare. Torna in questa mossa. Però la realtà è che non riesco a caricarla. Eh no, devi aprire lo scoffello sopra il macchinario. Allora, vediamo
Vi spiega, no. Sì. Premere L1, no, R1. No. O R1, sono diversi comandi. Premere allora, L1. Arresto il motore, suona il clacson, ma forse devo... No, R1 no, L1 abbassa, accendi, seleziona sempre strumento, va bene, apri copertura. Bravo. Ho degli istruttori. Non viene fuori da nessuna parte, sinceramente. Però aspetta, farlo tu, prova a farlo tu, perché ho dei problemi, mica. E dove sta andando? Ciao Loki! Te la fa? Loki. Perché a me non la fa? Ti hai messo il controllo. Adesso lo fa? Sì. Fammelo fare a me allora, per piacere. Te lo faccio vedere ai miei amici in live. Allora, vediamo un attimo. Termina riempiendo. Ah, ok. Quindi sta riempiendo adesso. Loki. È già pieno. È già pieno. Fertilizzante e tutto, Ha messo già dentro? Ciao Loki, allora facciamo vedere al nostro amico Loki e ai nostri amici in live le mega macchine e come si usano. Al trattore R1 quadrato per accenderlo, R2 per accelerare. Loki, sei lì, per fare i contatti, vedete i mezzi che abbiamo, senza più soldi. Io ho fatto ordine, perché anche il 37 deve crescere ancora. Allora, il 37 deve crescere, io dove sto andando invece? A seminare? 30. Quello più grosso? Che seme c'è selezionato, Marco? Seleziona il seme. Il salame? No, il seme. Il seme seleziona. Frumento. Ok. E c'è 4008 di fertilizzante e 3000 di frumento, giusto? No, che praticamente c'è da scegliere pure il seme o fare il macchinario, c'è frumento oltre. Ai ai ai, il cartello è andato, ragazzi, il cartello è andato, scusate che abbiamo fatto fuori il cartello. Allora io non vedo l'ora. Abbiamo Kevin. Questo fa un altro. Loki, bisogna capire se è entrato e se riesce a capire come farlo online. Campo 10 e Kevin. Ok, sta entrando, penso, sì. È entrato. Hai affittato i mezzi o hai preso i nostri? Tanto, penso che ce l'abbiamo, no? Poi faccio due nostri. Sei Marco. Vieni con me Loki. Unisci della farm. Bella ragazzi! Grandi! Stiamo andando al campo 30 con l'amico Loki, Sharder e l'amico Kevin. Ciao ragazzi! Loki, vieni dove sto io. Unisci della farm Loki. Ciao amici, stiamo facendo un po' di farming simulator, stiamo andando a fertilizzare a plantumare. Come sta stato che vai di una cosa? Ok, ok, eccoci qua. Allora. Ciao Loki, come va? Bella lì, non dirmi chi ha vinto, non dirmi cosa, non dirmi come è andata la gara. Bello.
Bene o male. No, grande volume che non si sente. Non c'è boss. Ok ragazzi, sono sul campo 30, eh. Buon, esci della mia farm. Io che prendiamo a fare qualcosa. Dispieghiamo con la X. Madonna ragazzi. Bene, ho visto i risultati della gara. Io. Quindi sto facendo. Hai visti? Ma no, dai, no. Così va bene. È possibile che abbiamo da scurci di merda. Di nuovo lui. Beh, ragazzi, sarà per il prossimo anno, dai. È un po' come la gara di Marco Drums Games, oggi non è andata, eh. Credo che ci abbiamo una sfortuna di merda, di la parolaccia, di meraviglia, di merda come quella che mettiamo qua, merda di mucca. Ah. Ragazzi, perché la cacchina di mucca si deve mettere nei campi, eh. Sappiate che mangiate quello. Ok. Allora, abbassiamo la seminatrice. Ok, dove c'è il camion? Vai. Prendi questo farlo. Okay. No, questo. No, non riesco a capire per quale motivo mi fa indietro. Vabbè, andiamo. Allora, queste qui, queste seminatrici con il dietro così tanto bene, grande... Vedi, che poi mi segue. Campo non si intende molto. Come devi seguire la mano? Basta pochissimo per non fare zone di terreno, eh? Ok, qui stiamo seminando, amici miei, e mettendo fertilizzante allo stesso tempo, eh? Quando si finisce Marco me lo posso fare? Sì. Tu completamente? Quando finisco tutto? Sì, per ricaricare. Ma penso che ha voglia. Dobbiamo venire a controllare. Qualcuno che ha la live aperta, ragazzi, potete abbassare un po' l'audio, sennò fa ritorno, per piacere. No, non uscire, solo abbassare l'audio, se potete. No, uscire no, perché che cazzo. Siamo già in po'. Kevin. Uscire no. Ok, ciao ragazzi, benvenuti. Farming Simulator 2022 con l'amico Kevin e l'amico Loki Marco Chad Design. Non fare così che se ti scappa va così. Campo 25, Loki, andiamo da. Come ti sembra Loki? Come ti sembra il farming, no, il campo, amico mio? Bello, eh? Ma c'è la patente del camion, Luigi? Questa non è la patente? Eh sì, no patente, no lavoro. Serve una più. Madonna ragazzi, queste macchine seminatrici così giganti
sono veramente un casino da usare anche, Devo stare. Io ho sbagliato. Guardate, vedo il signor Marco che lavora. Eh sì. Allora, due passate ho fatto quasi un campo, mezzo campo, eh. Un terzo di campo. Ok, Johnny, vai! Sto civile. C'è qualcosa che non funziona, non so se nel pad o se nel gioco come l'ha caricato. Praticamente mi va in retromarcia quando lascio il... Non è piacevole la cosa. I civili sono abbastanza civili, mi dico. Guardate che meraviglia questo gioco. Ma allora, Marchito, smettila! Ok. Venga. Non si sale. Non sale sul mezzo? No, sui binari. Quella vinci, grandissimo, come stai? Ciao. Allora, abbiamo fatto una mega gara di Formula 1 22 che non è andata benissimo, eh. Però mi sembra di aver capito che anche nella realtà la mitica Ferrari non è andata benissimo oggi. Però vabbè, lasciamo stare questo, tanto non spoileriamo, perché se non avete ancora visto la gara. E il problema esistenziale è uno, è che stiamo a lavorare. Dopo le cose belle bisogna anche un po' lavorare, dici. Come stai amico mio? Buona domenica. Mi devo preparare a queste seminatrici gigantesche. Sono un po' un casino da... Abbassa accendi, vai. Sono un po' un casino da usare, perché basta appena e ti fa tutte le righe storte. Comunque vinci, sono con l'amico Loki, l'amico Charder e l'amico Kevin, eh. Salutate amici Vinci che è entrato dentro a vedere la nostra bella live. Distanze di Loki, distanze. Ciao Vinci. Grande. Mantiene quella distanza, guarda. Ormai Shard e Loki stanno correndo, credo, stanno facendo una gara con i trattori, sentiteli. Stiamo a metrebbiando. Oh, serio? Volevo metrebbiare anch'io, che bello. Ma sta andando col trattore, uno col trattore e l'altro con la trebbia? Oh, Kevin, camion. No, davvero? Dai, è bellissimo. Che campo siete? 25. Anch'io voglio fare distanza, va bene, no, amici. Tanto il terzo arriva.
Comunque, l'altra volta abbiamo provato io e Kevin e serviva per forza il trattore, eh? Lo sai? Per usare la mia titrebbia, quella che non ha il serbatoio. Eh sì, quella lì, sì, per foraggio. Cioè quella praticamente, se stai da solo come io, perché sto da solo certe volte è più faticoso. Perché devo riempire il rimorchio e andare a scaricarlo da solo. Invece se siamo come adesso, c'è un trattore, uno riempie e l'altro sta dietro. Quella è una figata. Potremmo anche fare una cosa figa, ragazzi, da portare in live, sinceramente. È tanto il campo da trebbiare? Da trebbiare, c'è ancora tanta roba? Ce la prendiamo tutti i trattori e tu e uno trebbia, e tutti fanno avanti e indietro con 3 trattori e uno trebbia, fighissima come cosa. La facciamo? La facciamo? Il campo 30, ma che cresce poco, insomma non deve essere enorme. Allora la facciamo sul 30, che è gigantesco, facciamo sta cosa? E rimorchi, non so quanti sono di trattori. Beh, non puoi comprarli? Non hai il cartellino? Grazie con i soldini. Ah, non hai il cartello? Non l'ho messo. Ah, non l'ho messo. Ma non tanto per, tanto per almeno se vedi dobbiamo comprare tipo 3 rimorchi, 3 cose da portare in live, è più bello, no? No. Dobbiamo dire a Loki da come si scarica. Non l'ho messo per Loki. Loki, sta più distante. Guarda la canna dove finisce, regoli. Così va bene, vai. Metti i dritti. Perché sono vado storpio, qui. Questo è un lavoro pesante, raga. Invadiamo le carreggiate, le 4 alberelli così sono qui perché... E andiamo. Non era accesa. Non è. Che bordello, ragazzi, fare da retro. Quello che deve andare a vendere è appunto che dice lui. Vai. Macchine gigantesche, ragazzi, che possono, guardate che bello da dentro, GPS, tutti i comandi, velocità e giri, no, tra l'altro c'hanno i giri, più che la velocità non c'è niente. Ti devi fare che link. Io sto preparando un campo per il finale. Apro, apro. Ah, tu stai facendo i contratti, Kevin, grande. Allora, nel gioco, ragazzi, oltre ai propri campi, si possono fare i contratti che sono lavori per altri, che vengono pagati con money. Ciao, amici, grandissimi. Come state? Buona domenica a tutti. Dopo la Formula 1 incredibile di prima ci siamo un po' stravaccati di lavoro, quindi ci stiamo ammazzando di lavoro. Kevin, grande Kevin. Grande Charder, Marco e il grandissimo Locke. Ci stiamo ammazzando di lavoro, ragazzi. Per voi, Solleva. Guardalo Loki. Cammina in mezzo ai campi con il camion. Ai ai ai, Loki. Se i campi degli altri va bene, i nostri no, eh.
Devo arrivare ai 1000 follower. Anch'io Vinci, è difficile, sai. Tu hai qualche metodo particolare? Così me lo spieghi e lo faccio anch'io. Sono a 623 io adesso. Ed è difficile andare avanti, sinceramente. Pensavo che arrivati alla soglia dei 500 era un po' più semplice, invece no. Tra l'altro questo terreno, ragazzi, vi voglio dare una notizia brutta. È tipo in salita e il trattore sta andando tutto storto. Anche il vostro. Ah, che bello proprio. È difficile, Vinci, è difficile. Tu quanto sei, Vinci? Quanti follower hai? Io sto portando un po' di tutto, Vinci, ti dico la verità, Formula 1, Gran Turismo. L'unica cosa, non ho ancora portato il rally, ma vorrei portarlo. Non so quanto piace il rally. 35? Qualcosa del genere, sì. O WRC 11 che l'ho comprato, ci ho giocato 3 volte. 10, 11, non so cos'è WRC l'ultimo. WRC non è questo, non la dico. WRC è una rotola di scatola. Quanto è 35? Io vorrei essere giocato alla 2, ma dopo la 2 io non mi sono mai trovato con gli altri WRC. I WRC sono, infatti penso che questa volta non li comprerò più. Perché come giocavo alla 2, WRC, questi qui proprio non mi... Sono troppo incasinati. Sì. Già oggi... Bene. Questi ho solo le piste, l'ho postato, non mi trovo. Già. È vero, è vero. Una mano non fanno neanche una mano. Sono complicati, cioè, anche se il WRC 10 ha la pista di... Adesso non lo so perché sarà, penso, 3 mesi che non entro, sinceramente. Avevo fatto il record mondiale alla pista, a una pista di Sardegna. E c'era anche l'amico Henry che l'aveva fatto, e dopo che l'ha fatto lui ho provato io, ero primo. Ho fatto anche un video, tra l'altro, che ho fatto su YouTube. Per la cosa eccezionale... No, è Marco e Kevin, che ero primo, incredibile. Ma in però adesso sicuramente ci sarà stato battuto, assolutamente credo. Allora io spero che graficamente, gameplay e come si usano le macchine di Construction Simulator sia simile a questo qua, perché questo secondo me è il miglior simulativo di campi che esiste proprio, non c'è niente come fare in simulator. Vabbè, se praticamente sarà come farming, già ci sta. Dai. Speriamo che sia così. Poi... Ma secondo me sì. La grafica, ho visto che rispetto agli altri voto è diverso. Che cosa? Infatti gli altri Construction non l'hanno fatto. Construction, no, come si chiama? Sì, sì. C'era, io avevo anche il 3. L'hanno fatto diverso, l'hanno fatto come un po' come il farming, giusto? Però la modalità di terreno non so se come la prendono la terra o se lo stesso. Ah. Come usare le macchine, dici, che è un po' incasinato. Farming con L1 R1 è il migliore di tutti. No, proprio il... Cioè, quando tu fai con la Ben, in altri Construction, devi aspettare che si sentiva e si vedeva a pizzico. Ah, ok. Ah, tu dici quello, che non sai come l'hanno fatto? Speriamo che hanno migliorato qualcosa, che sia più la terra più simulativo, più realistico. Perché gli altri, non mi diceva questa cosa della terra, che non era tanto... Tanto bella. Io ho portato sul mio canale Construction Simulator 3, che poi alla fine credo che sia quello, giusto? Questo l'hanno chiamato senza 2, senza 3, si chiama solo Construction Simulator, ma è della serie di quelli lì. Adesso io non ho visto se è la stessa ditta, che cosa. L'ho solo comprato e basta, perché è troppo bello, sinceramente. Che per console non l'ho mai fatto. Questo è il primo che fanno di console per... Vedi. Per gli scavatori e cose.
Sì, perché c'è Construction Simulator 3, e c'è anche il 2, che tra l'altro lo vendevano anche a poco, sinceramente, con gli esperti del mese scorso, che io ho comprato il 3, ed è molto bello, però graficamente non c'entra nulla con Farming, cioè si vede proprio che è più scarso, no? Però era bello il modo di fare, di muovere la terra, fare queste cose. Io spero che questo sia un po' più... però là era tipo, sai, va bene, all'inizio vai lì, apri quello, fai quell'altro. Spero che invece questo sia un po' più farming, capito? Un po', vabbè, io voglio fare a scavare il terreno, però se siamo in quattro uno può fare anche altro. Cioè, capisci quello che voglio dire, no? Cioè, non che sia guidato, ecco. Cioè, se dobbiamo fare cinque lavori diversi, quattro lavori diversi, possiamo fare quattro lavori diversi. Ma sì, spero. Ok, dobbiamo far quello, tutti e quattro far quello, ecco, quello dico. Perché c'è da fare una strada, c'è da fare, che ne so io, una gettata, io e Kevin facciamo la strada, tu e Loki o chi compra il gioco, insomma adesso sto vedendo se Davide lo vuole comprare, può fare la gettata, capisci? Cioè, separarsi un po' i lavori, no? Come fa il mio lavoro? Ci vuole. Eh? Che ha costretto Simulator o a fanno di qua c'è uno che sono tempi 4 di noi come a farming dovrebbero fare come a farming ragazzi qualcuno mi può portare i semi al campo? Sono cose finite Loki me li porto io Marco continua tu Loki. Quando si riempie scarichi e poi mi dici dove andare a vendere. Ho bisogno sacchi di frumento. Se no me li porto io, Lo fai tu? Grazie amico mio. Capito Loki? Non capisci, no, questo ci vuole, 3-4 persone. Si chiacchiera e tutto diventa più bello, no? E certo. Per giocare da solo certo, in certo. Ah, penso che mi come contatti. Adesso faranno come contatti su Farm, perché mi sto usando adesso. Vai pure Loki, Sono qua io. Poi Loki, quando devi vendere, dimmelo che ti dico il punto. C'è il contatto. Allora sono uscito Loki o... No. Andando tutto storto tra l'altro. Non lasciare niente oggi, però sono non ci paga. Marco quanto ti manca di terreno? Poco, però servono i semi del grano, del frumento. Ma visto che ho messo nella tua storia della mucca, non mi... avere 400 mucche 400? Sì. Loki non so se ci senti o non ci senti, non può andare il trattore di lì perché rovini tutto il campo, quindi tu vai avanti e quando ti giri poi rivengo lì da te, anche se rovini il campo tagliando sopra? Beh, se la realtà sì, la realtà sì, la realtà sì, ma beh, ma tanto c'ha il tanto hai il come si dice, quello che si riempie, quindi vai tranquillo, tu lavora Kevin, Loki, dopo quando ti rigiri per andare a vendere Loki può dirci che ti dobbiamo dire il punto comunque. Ma il pezzo da aggiungere poi che serve a qualcuno. Mi spieghi solo una cosa Loki, perché vai così storto? Stai andando tutto storto. Se guardi la mia live si vede che vai a destra, a sinistra, su, continui a girare sta roba. Ma te lo senti? Alto Marco, Loki. Eh? Sì, io lo sento, Loki. Parla poco, ma lo sento. Ma... Noi l'abbiamo buttato. Non lo so. Hai buttato gli altri, Loki? No, io lo sento, Loki, è bassissimo. Sei basso forse, Loki, eh?
Ok, sto provando a parlare. Aspetta che allora, aspetta che provo a alzarlo io dal party, vediamo, magari che è un problema di party perché l'altra volta era più alto, aspetta. No, se deve alzare anche noi. Infatti. Da te, ma no. Infatti, non... ma poi è altissimo da me. Ok, l'ho messo al massimo. Loki fa le file tutte storte, ragazzi, Loki. Sei licenziato. Via, via. Licenziato, Loki. Che praticante. Ti sentiamo talmente basso, Loki, che sembra che sei in un'altra farm. In un'altra fattoria. Ma che va tutto storto sulla montagna, Loki! Poi mi trebbia, può lasciare lì. Non puoi andare lì con la ventitrebbia. Che sta combinando il signor Loki? Si stava sparacchiando su sulla montagna. No, qualcuno ha portato un pezzo fare. Adesso sei girato, posso. Ah, ok. Signor. Ragazzi, però forse è meglio andare con i trattori sui campi, che con il camion. Il camion fa veramente fatica andare. Marco, va tutto macchinario. C'è? Ok. Aspetta che sto seguendo l'amico Loki. Tu che inizio a aiutare Loki, no? Con la camion mi sveglio e poi devo andare a vendere la merda. Ma non so dove andare a vendere la roba. Devi andare a vendere il frumento? Sì. Poi mi ricordo il punto qua, lo dice nel contratto. Ah, questo è il contratto, questa mappa? È il lavoro della mia rete. Va bene, io me ne vado, ciao Loki! No, dov'è la mia? Sei sul mio mezzo? Charter? No, non mi fa entrare no. Come no? Io sto di onda. E che? Ah, adesso sì, no, eri sul mezzo, vai. Ah no, forse non me lo faceva vedere. Comunque sono secco. Aspetta, torno subito. Grande Loki, sì. Allora, se io ho un trattore e ho... si possono caricare i sacchi... Abrigo su Marcus. Ah, eccoli qui. No, il muletto col trattorino. Ma che bello, non l'ho mai fatto io. Ma no, ma voglio provarlo, è bellissimo. Che bello. Sai che non lo sapevo, amico mio, che si poteva fare così. Dai, ecco, voglio vedere tutta l'operazione. Guardiamo, ragazzi, il mitico Charger che carica. Oh, bravo. Oh, due alla volta. Incredibile, ragazzi. Ma se veniamo solo frumento? Perché ci sono solo frumento. Dai, riempi. Riempiti, amigos. Si sta riempiendo? No, non si sta riempiendo, mi sembra. Come non si riempie? Va. Adesso sì. Adesso sì, amico. Perché i sacchetti. C'era il sacco quello che arrivava, sai, quell'altro. Sì. Ok. Così va bene. Grande, grandissimo. Bravo, 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 bravo. Ok, dai, manca... ancora due bei sacchetti, guardate qui che lavori, ragazzi, nei campi, Prova a metterlo anche dall'altra parte invece che proprio lì davanti, tanto penso che non ci sia problematico in questo senso. Guardate l'amico Charder. Ah, guarda che è sceso, sei sceso. Incredibile. Con potenza ne prende due alla volta. Bravo, bravo Loki. Ok, ok, eccolo qui. Qua che ci siamo.
Esatto, anche troppi ne portate, amico mio. Grazie, grazie, grazie. Prego, prego. Mentre l'amico Sharder ripone i semi che sono costati un botto, quindi non si possono dimenticare o buttare in giro. E torna poi al nostro appezzamento di terra con il muletto con il carrellino, che questa cosa, ragazzi, l'ho vista oggi per la prima volta in 7 anni di farming, quindi grandissimo, grandissimo, mi hai aperto un mondo. Devo comprare anch'io i mulettini con il carrello dietro, bellissimi. Sai che non lo sapevo che si poteva mettere il muletto, il carrellino? Ah, è un carrellino quello base, giusto? Quello merdoso? Sì, che... Senza sponde? Sì, ho capito qual è il carrellino, perché l'ho visto che è quello base proprio. Vabbè, un altro lo lascio da qua, è una cosa male che consumo. Sì, 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 vabbè, diciamo che non, di certo non li consumo, però adesso le sto consumando un po' e poi le ricarico. Ma dopo questo terreno bisogna seminare qualcos'altro? Questo dobbiamo aspettare o dormire fino a... fino al marzo. Quindi fino a marzo bisogna dormire. No, fino a giugno bisogna dormire, quindi abbiamo... Ah no, c'è la figlia in maggio, a 8, quindi dormiamo. Sarebbe dormiamo poi? Ma tu te la stai facendo a piedi, scusami? Ti faccio footing. Io. Guarda, minchia, vai più veloce del camion, del trattore. Aia, aia. Oh, attento! Ne vado. Infortunio sul lavoro. Infortunio sul lavoro, sì. Ma questo camion, questo campo ha sassi? Perché io ne vedo un bordello, eh. Bisogna passarlo alla schiatrice? Sharder, bisogna passare alla schiatrice. Vedo che c'è un sacco di sassi su sto campo. Quelli bisogna levarli, però ancora non li segna rossi. Ah, non te lo segna? Possiamo pure lo shunt. Hai fatto login? Quindi la trebbia. Aspetta, Loki. 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 Primi. Quando finisci, chiudi la trebbia così. L1 quadrato, primi. Spegni la trebbia. Levi il condotto. E poi si chiude. Qua la lama pure. Mo con la Loki devi andare, vabbè. Ok. Quanto vale cereali? C, D. No, D, H. Fermi start, Loki. Non lo sento, Loki, c'è una difficoltà a parlare. A parlare? Non lo sento neanch'io, però. Kevin, che sta a fare? Amico, Kevin! Che stai a fare tu? Io volevo fare... Tanto che veniamo... Dormiamo. Dormiamo? Aspetta che non ho finito io. Se vuoi, Kevin, c'è da portare al foto quello che sono andato a ricaricare Marco. Il mulettino, se vuoi portarlo indietro. Il
invece Loki è andato a prendere la merce al... Ok, eccolo qua. Kevin che sposta. A montacarichi serali. GCHB. Kevin! Spostano, sì, aspetta, aspetta. Che c'è? Ma hai fatto fare il campo merdoso. Ti ho visto fare il bicione. Oh mio Dio! Guarda che si ingrifola tutto sto me. Oh, questi seminatrici, tutto quello che è grosso è un bordello da usare. Però è bello che finisci prima. Caspita, va qui sto campo, se no con quell'altro la metà. Cazzo, la sto spiegando. Aspetta un attimo, okay. L'ultima striscia, ragazzi, poi possiamo dormire, eh? Allora, amici di Twitch, se dormite passa il tempo velocemente, eh. Ma una cosa, Loki, porta tu questo al deposito. Hai comprato la, quella per lavarli, i mezzi? Ce l'ho adesso. C'è Loki, porta la prendere al deposito. Come sta? Io porto... Vai, amico. Guarda Loki, è qui, come cosa. Lampo. Non c'ho veramente nel camion. Ok, vi spieghiamo. Però Loki, per entrare in farm ai cancelli è un po' difficile. Va avanti, vai. Vai, vai Loki, vai, al deposito. Dove devo andare? Dove sta Kevin? Lo abbiamo tutti i mesi. Digli il numero di campo così vede i campi e... 37 che è. Se volevo andare arrivi cancelli un po' difficile di fare, sarebbe quindi non so. C'è Kevin là, se riesce lì. E fallo imparare, il ragazzo deve... Ho fatto tanto, quasi, mille manovre. Sì, è più o meno di là. Tu segui il campo. Tanto Loki, vedi, campo 37, vedi quelle figure, no? Quello sarà il... Leo? Cos'è? Che lo voglio anch'io? Cos'è che lo voglio? Cosa dice? Eh? Eh? Ti vedremo. Ti sei mi che. E dopo, dopo il campo. E dopo l'acqua. Loki. Il nostro campo. Devi. C'è il corso d'acqua, il fiume. Subito dopo ci siamo noi, ha fatto un ingresso però del cavolo, eh? No, cioè, vai a capire perché hai fatto l'ingresso così piccolo che abbiamo mezzi di 37 metri. Qui che Kevin che fa. Incredibile. Infatti, dov'è il quello per pulire i mezzi, ragazzi? Dov'è? Dietro il capannone verde. A destra. Ma non dico certo dove sei proprio. Dovresti metterne qui uno e mezzo però, che quando si arrivano quei mezzi si pulisce qua. Aspetta che lo compriamo, dai, uno. Tanto costa pochissimo. Comunque c'è, la banana grande, quello verde a destra. Vabbè, lo faccio vedere. Dov'è che si comprano le idropulitrici? Attrezzi. Loki, no, che sta facendo grande. Vabbè, guarda. Guarda. Tu guarda il campo 37, Loki. Puoi vedere tutti quei mezzi, no? È la farm nostra. Capito? No, il 37 è che noi ci sentiamo basso. Vai, Loki, vai. Vai. C'è che non trovo la... La mia titrebbia, non la trovo. Dove cazzo sei tu? Girati. Prova a parlare, scende. Prova. Non di là, Loki, non di là. Non di là, Loki. L'ha detto. Mo. Oh, non trovo dove sono le... Qualcuno mi sa dirmi dove sono le...
Le cose per lavare. Costruzione. Ah, edifici, costruzione, sì. Aspetta. Costruzione. Attrezzi. Ma attrezzi non lo vedo. Che cazzo è l'attrezzo? Varie. Ma che c'è? È quello per lavarli. L'idro, pulitrice. È qua. L'ha comprato già. Ma dove qua? L'ho visto che. È cazzato lo. Ma si può spostare? Allora. Cabannona verde a destra. Quello più grande. Vai dritto lui. Vai Loki, vai. Segui me, segui. Mo gira di qua. Ma comprane uno, Kevin, mettilo qua, guarda. Perché serve qua proprio che arrivo col mezzo. Guarda, mettilo qua, dove sono io. Ma non lo posso usare. Perché? Perché non sono manager. No, io non sono manager. Oh, Sharder, fai manager l'amico Kevin, per piacere. Uscite di dare Loki. Fate i segnali, lanciate lancia fiamme, lancia missili. Loki. comunque per me sto preso il soldo. No, lo chiedo in appoggio. Premi il L1 e L0. Allarga la mappa e vedi dove. Di fronte a te stanno. Sì, brava. Shadder, amico mio! Comprami un idro! Avete permesso, compare? Ma lo so perché non andiamo. Non lo so, mettimene qua uno dove sono io, qua nel prato. Che ti faccio vedere io come si lavano i mezzi. Sono lontano. Dai i permessi a Kevin. Guarda Marco, la presente il caponale verde adesso tu adesso. L'abbiamo vista per tutto, non c'è. C'è Kevin che sta correndo tutto per tutto. Fuori. Eccola qua, vieni qua. Dov'è? Riesci a prenderla, a portarla qua? A destra. No. No? Dov'è? Lì? Vediamo se riesco ad arrivare col trattore, dai. Fino a qua posso arrivare. Loki è arrivato, se avessi cancelli Loki, però non sono felice. Sono piccolini, quelli cazzo. Dai che puliamo il trattore, raga. Oh, che bello, dai. Allora, come si fa? L3. Ok. Oh, ragazzi, vediamo. Ma perché cerchio non R2? Cerchio è bruttissimo. Puliamo i nostri mezzi, ragazzi, perché devono sempre essere belli puliti. Le uova rendono, Il campo degli animali sta sotto, c'è tutte le galline, l'acqua. Sta arrivando. Sei riuscito a entrare ai loghi? Ma la lama si riesce a mettere una parte larga. Ma dove stavo prima? Ho lavato Loki. Dove sei? Ok, andiamo. Al di fronte Easy Lock. Aspetta, le galline.
Dove sei tu più che altro? Ciao Loki! Dov'è? Dov'è? Dov'è Kevin Loki? 41, campo 41, la mappa. Sono qui? 41? Ti vedo, ti vedo. E come faccio a saltare di là? Salta grosso, salta alto. Oh, guardate qui quante belle. Le gallinelle. Ciao galline! Invece qua c'è la stella per le mucche di fatto. Quale fa vedere? Ma questa l'ha fatta Sharder? Grande Sharder. Sì, l'ha messo lui. Questa è da 400 mucche? Sì. Ma perché è quella automatica che gli dà da mangiare da sola? Quindi qui col camion si arriva e si scarica la pula e il resto, giusto? Eh sì, il misto... Il mix? Mix. Ok, questo qui va a prendere da mangiare per la mia. Come li lavori? Come la lavi? Allora, vieni qua, adesso sto spostando il trattore, metti la mia tritrebbia lì. E dopo vai vicino alla l'idro e schiacci L3. Aspetta, te lo faccio Loki, come on. Dai Loki. La lama, non lo parcheggiare no così, con perché sennò scivole molto questa. Devi chiudere la lama. Dimmi. Mettila come sta quella John Deere. Sì. Se vai sul garage. Ok. Guarda, vai sul coso che cerchi e premi triangolo. Perché lo indica sulla mappa. Ah, ok. Sì, perché sai che queste cose me le dimentico, no? Ho fatto un parcheggio, ragazzi, da panico. Vai. A livello proprio di lavori cosa c'è da fare, raga? Allora, se... Pure galline. Se dormiamo dobbiamo raccogliere qua... Dai! Vai! Bisogna dormire parecchio per il campo che abbiamo raccolto. Che abbiamo piantato. Fino a... Ciao amici di Twitch, grandissimi! Come state? Allora, a me non fa dormire, non fa dormire, non fa dormire, raga. E ne avanti sta. Animale domestico, accovacciati, salta. E non è qua. Vai in davanti. Che vieni, che c'è un'altra parte? Quanta balsa? Ma il muletto che fa? Quello... E comunque non mi fa fare niente. Dormire. Quante ore? Mettere le 9. Le 9 avranno i torti. Ok. Ho messo io, Voi. Ok, perfetto. Uh-huh. Adesso dormendo anch'io. Sì, 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 sì. Ci famoci una bella dormita perché abbiamo fatto un sacco di lavoro, raga. Buono mio alzato. Sì, vuoi adesso accusciare il campo? Dobbiamo dormire ancora o a posto? Nada. La rimetta. No, sì, non dormire qua. Attento che la lama dietro devi fare tutte le cose contrarie, per farla andare dove vuoi. Se giri a destra, lui va a sinistra. Dormire ancora. Oh, che è quello che ho appena detto! Ti stai ingroppando con la lama? Sì, aspetta. No, stai facendo una manovra un po'. E Kevin è sopra. Che... Attento, Kevin! Kevin è morto. Devi andare più lento e fare le cose più destra sinistra, ti stai ingroppando con la lama, vedi che stai andando indietro, la lama è tutta storta. Le manovre sono complicate, con i trattori. Lo so, l'ho messo nel capannone la lama, infatti, ho detto io non la metto. Piano, 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 troppo veloce, vai indietro piano pianino. Adesso tu stai girando a sinistra mentre la lama è ferma a destra, la vedi dietro, Loki? Allora, tieni la visuale allargata del mezzo, così riesci a vedere che stai facendo un casino.
con le freccine su e giù. Eh sì. Eh no, perché sennò non ce la fai. Se non vedi la lama dietro, come fai a capire dove va? Eh sì, devi capire le manovre. Una volta che capisci le manovre con... Allora, no, contraria a quella che hai fatto. Kevin, no, Sardel è stato tirato sotto. È morto. Ok, l'altra parte subito, altra parte subito. Devi girare destra-sinistra, 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 destra-sinistra. È troppo divertente vedere il mitico Loki che fa i drift da paura e non riesce a fare un po' indietro col carrello, ragazzi. Guardate, ragazzi, che... ma guarda che il carrello è tanta roba, è un bordello il carrello, ragazzi. Quando voi vedete un camion con il carrello e fa la manovra perfetta a un trattore, è veramente difficile. Tu fallo, però devi capire che devi imparare, capito? Dove vai, Kevin? Dobbiamo dormire. Attenzione quando fai la manovra, perché devi calcolare che è Loki che deve passare anche lui, e se ci siamo ancora, ti stai incartellando mica male. Vai Loki. Attenzione, gira subito che ti tocchi dentro. Vai verso la tua destra, verso la destra, Loki. No, cazzo, ti ho braccato dentro il cancello. Ok, adesso fanno la cosa. Vai a girarti da qualche parte. Ok, vediamo Loki dove va a finire. Ma quanti cani ci sono qua, ragazzi? Ah no, sono... Non c'è il Non c'è il piatto. Ah, più da sotto. Aspetta che sto seguendo Loki, dove va? Per me va in un campo di un altro. Girati pure. C'è anche il cancello qua, Loki? Due semi. Sì. Sessilo. Ah, vicino là. Sì, ma l'ho messo là. Sta facendo le prove di carretto. Bravo, Loki. Prova. Oh mio Dio! Oh, mi ha spirato! Vabbè, ormai. Sto andando di là, ma sono di basta mai dritto di qua, arrivi. Eh sì, con il tratto, con la metti 3 di sì, Loki, devo dirti la verità. Vabbè, ma devo fare di morte, ma qui è molto... Vedi com'è... il ciuffone, thank you so much, grazie ciuffone, a parte che sarai italiano sicuro, quindi grazie mille del follower, grandissimo. Dopo streaming con l'amico Kevin. Con l'amico Charter e Loki, Anzi no, aspetta, va. L'hai preso. Il ciuffone, grande. Ragazzi, salutate il ciuffone che ha dato il follower. Vediamo un attimo se riesce. Non so se. Ragazzi, mi sentite? Perché sei messo il danno, ma. No, non mi sentono ciuffone. No, non lo so. Credo proprio di sì. Vabbè, ti saluto io, ciuffone, grandissimo, grazie del follower. Si vede che i ragazzi non sentono. Oh, ringraziate il ciuffone, raga! Ha dato un bel follower a Farming. Che cazzo! Guarda qua Loki, voglio vedere Loki se ce la fa, vediamo. Ce la farà il nostro eroe a fare una mezza manovra. Allora, Loki fa dei drift pazzeschi in Gran Turismo, ma vedo che con la Mieti Trebbia... Vedi? Ok. Ok, adesso prendila e gira al contrario. Allora, mentre Kevin è andato a comprare qualcosa da mangiare, tu hai preso un camion di roba per i polli? No, l'ha preso da un piccolo. Ah, ok. Loki. La lama di trebbia.
Che sennò tu vai male, se casomai lasciala di fuori. Piuttosto che metterlo dentro, lascialo fuori. Perché adesso chi deve usarla... deve fare manovre per farla... Dai che lo faccio io, dai. Ma la metti trebbia, sì, serve... Vai, vai, faccio io, Loki, ti faccio vedere. Ti faccio vedere come si fa, amico mio. Scendi, Loki. Scendi, con l'imposizione di Marco Drums, scendi dalla mia T3B, amico mio. Grande. Allora, accendiamo il motore, vediamo la figura di merda che farà Marco Drums, fagli vedere a Loki come si fa la manovra. Guarda Lottino. Vedi per farlo andare indietro quante cose devi fare? Oi, sei ingruppata. Shutter, oddio. Boom! Contro il carretto, no. Non l'ho fatta. Ce l'abbiamo fatta. Vediamo se riusciamo a girare. Assolutamente no. Dai drums. Oh my god! Oh, vai. Vediamo se riusciamo adesso a girarci. Vediamo se riusciamo a girarci. Dai che ce la facciamo. Grande. Ma la mia T3bia serve, Sharder, oppure è solo da parcheggiare? No. Ok, allora vediamo che gli faccio vedere all'amico Loki la manovra per parcheggiarlo. Dai, vediamo. Se, vediamo se riesco, Marco, vuoi mettere dove c'è l'altra lama? Di fianco all'altra lama? Ok. La parte larga, la parte dietro. Una volta che andate come di voi, comunque. Guarda Marco com'è. Ma che scarichi i gaming, dobbiamo dormire. Dobbiamo dormire? Se va dormito dormo, eh. Mo che mi devo scaricare, non so. Dormiamo raga? Aspettiamo Marco finisce la manovra. Vai, dormiamo. Ciao ragazzi, che casino farmi il simuleto. Il trattore è un bordello da fare la manovra. Non è facile prendere il robot. No, non ti stavo dicendo che era facile, ti stavo dicendo che devi imparare, una cosa diversa. È molto difficile fare le manovre con sti cosi. Perché vedi com'è piccolo lo stelo, no? Com'è piccolo la ruota proprio del trasporto metitrebbia, no? Come sono piccoline, quindi devi fare tutte le cose destra, sinistra. Ok. Ah, pronto, oh Kevin, piano vai, amico mio, stai andando un po' troppo poco. No, l'ho visto prima. Sono qua a far manovra, io sono sotto pure. Quello è il bello. Grazie Kevin, mi ha spaccato un piede. Grazie Kevin. Se ne compri uno nuovo di piede, non rompere le balle. Dietro Marco, dietro. Ecco, sta leggermente storto. Leggermente storto? Yeah. Perché c'ho il palo qua. Vedi che mi tocco dentro il palo. Stavo per lasciare così pure. Sì, tanto per far vedere un po' i ragazzi che è divertente quando si fa la manovra e non esce. Manda col volante. Ehi! Sì, sarebbe da fare. Sai destra-sinistra. Poi si trova il volante in mano. Allora, io voglio andare di là, quindi devo andare contrario, ok? Vediamo se si gira sta cavolo di... Si sta girando, però non vorrei girarla troppo. Vai. Qua sono macchinari accesi sì Loki. Madonna, ma che hai aperto i macchinari. Oh, costa un sacco il carburante agricolo raga, spegnetevi le macchine.
boia di robo che si incrina alla fine. che cavolini di Bruxelles, e vai dritto, rottami di robo. Vabbè, che tanto è fatto. E adesso te lo faccio vedere io. Loki, te lo faccio vedere io come si parcheggia sto robo, guarda qua. Aspetta che sto rottame, aspetta Kevin che sto guarda che mettiamo il siluro dentro adesso. È molto molto vicino al camion. Ascolta, dai, è sotto. Vaffanculo, lascialo lì. Mettiamo sto rottame qua che ha rotto. Oh, dai Dio, Loki! Scusami, Loki. Scusami, ti ho ammazzato, Loki. Scusami, non volevo. Allora. Ma chi è che chiude i capannoni, raga? Poi devo scendere per riaprire. Vabbè, l'altro, dai. Questo lo metto un po' sotto. Dove? Dove c'è l'altro? Aspetta, dov'è? Nel centro del capannone verde? Yeah. Ma adesso quanti camion, quanti cavolo di... Vabbè, posso lasciarlo di fianco. Di fianco qui, volendo. Oh, là, no. Attention Loki, attention please. Attenzione che ti sto triturando. Guarda qui che manovra Trump. Che tracce, che tracce, che tracce. Guarda qua. Penso che è ancora accesa la mititrebbia, vero? Sta andando, sì. Ok. Costenta. Cerderino ha preso questa. Devo venire dietro con il carretto? Sì. Dov'è il carretto? Bisogna prendere un altro carretto, ragazzi. Abbiamo soldi per prendere un altro carretto che viene anche dai Loki? Io ho fatto. Ok, lasciami il carretto. Ci abbiamo soldi per comprare un altro carretto da attaccare al trattore? Così viene anche Loki, andiamo dietro tutti. Tanto il carretto piccolo non costa tanto. Il trattore ce l'abbiamo. Kevin che viene su e mi viene su. Vai Loki, ho comprato. Vai Loki, vai a prendere il trattore e vai a ritirare il carretto. Ritirare il carretto dov'è? Che Loki magari non sa dov'è. Lo sai dov'è che si ritira la roba? Sì, di fianco il campo 37. Ah, è quello lì? C'è lo shop e il benzinaio, è lì che si ritira la roba? Sì. Perfetto. Hai visto dov'è Loki? No. Allora apri la mappa, campo 37 dove siamo noi, esci, vai a destra, sinistra, vai un po' dritto e c'è subito lì lo shop e il benzinaio. Dai, se no vado io col trattore, tu prendi questo qua. C'è un trattore? L'hai visto dov'è? No, così impari a... Un trattore a caso, un trattore. Minchia, quello con i cosi dietro, non ce n'era uno con le gomme, no? Sono adesso già sono grosso. Ma adesso fa niente che si muove dietro. Dai, vai a prendere il carretto e segui. Oh Loki, fai paura. Vai a prendere il carretto. Noi giriamo a sinistra, tu vai a destra, vai. E Kevin, poverino. No! Kevin ci ha chiuso il cancello. Ma guardate, mi ha spaccato il cancello. Allora, noi dove aspetta, vado, seguo Loki che vediamo tutte e due col trattore. Kevin, tu devi fare contatti. Tu devi fare? Devi fare contatti perché... Ma non c'è soldi per comprare un altro carretto che veniamo tutti e tre, che è divertente? Ma è tanto piccolo, per me è molto... Ah, è piccolo? Vabbè, più che altro era perché è divertente, non tanto per... Tanto poi metterai il cartello, Shard, chi se ne frega. Compra un carretto, dai. Non ce l'abbiamo soldi? Il numero di veicoli che abbiamo, poi.
Beh, ma è un carretto, non è un trattore nuovo. Il trattore c'è, giusto? Sì. Minchia, hai preso quello grosso, ma puoi prendere anche quello più piccolo, eh? Come il mio, Clarks. Ah, beh, non cosa ci vuole sempre. Sì, no, ma però per dire. Ma non mira i slot dei costi, i mezzi. Non puoi comprare più niente? Che domani grazie. Hanno 4.000 slot, sono 2006, non so perché. Non te lo fa comprare? Sì, però. Ah, vedo poco. Boh. Dai, aspetta che anche Soul compra il carretto, così andiamo tutti insieme. Aspetta, vedi qui. Allora, aspetta, mettiti dietro. Sì, dietro o davanti, come vuoi. Che cosa non c'è? Sì, sì, ci siamo spostati. Il Fendt tutto cingolato, eh. Andare a questa 4.000 che viene, non puoi vendere qualcosa così si apre uno slot? No, possiamo prendere. Però per altre cose non so se. Vabbè, inizia a prendere quella, poi per le altre cose vediamo, al massimo lo vendiamo. Più che altro per adesso farla, ti facciamo vedere la live che andiamo tutti e tre contro. E poi tra l'altro tre trattori, tre carretti servirebbero, perché è bello fare così. Sì, quelli piccoli, va bene, benissimo. Ok. Cosa fa? Fa il drift, fa. è anche mancato di un metro e mezzo il gancio. Grande Kevin. Perfetto, perfetto, aspetta. Seguiamo Kevin, dai. Aspetta che devo andare sul trattore. Che carpa devo andare? 37, dove stai? 37. Ah, 37. Sì, ma proprio a ciumba ciumba me l'hai fatto, eh. Vabbè. Entriamo dentro i campi degli altri, bellissimo. Allora, andiamo dall'amico Kevin. Allora, questa è una cosa bellissima, ragazzi, che azzarola. Ma puoi selezionarlo a destra o a sinistra il coso? Loki, il rimorchio. Il rimorchio, Loki. Dov'è? Ha perso il rimorchio. Grandissimo. Ecco ragazzi, seguiamoli. Dai. Avrei schiacciato X. Oh, l'albero preso. Ok, questo è veramente. Magari hai schiacciato X per sbaglio e l'hai. Stai anche più indietro, tanto Sharder può anche sparartelo indietro, eh. Non proprio di fianco. Perché ste macchine qui sono assurde, eh. Sei troppo vicino dove ci sono gli alberi, però. Dopo andiamo di fianco. Seguici Loki. E penso che deve essere bello il tempo matto qua. Che figata ragazzi, questa scena qui è epica, eh. Sharderino sul Vietitrebbia. È verde però, adesso... eh. È un frumento, no? Sì. No, non questo è il maestro. Ah. Dovrebbe essere il maestro. Guardate qui che scena, ragazzi. Incredibile. I tre trattori con l'amico Shard 63. Questa è bellissima la scena, eh. È una scena proprio epica. Oh, Loki! Occhio! Ma entrati così a caso! Quello che so io... No, non lo fa lui! No, sta impazzendo! Sei impazzito, allora, perché spara in tutti i carretti che trova! Fate una cosa, non statemi vicino quando... Perché dobbiamo fare manovra, stiamo seguendo come dei cagnolini. È bellissima questa cosa qua. Non l'abbiamo mai fatta né in live. Sì, quando finisce Kevin poi prende, va a manetta a consegnare e mi attacco io. Ma dove consegniamo, ragazzi? Nella nostra farm? Ok. Al deposito c'è il... Si trova sotto.
Questo carretto qui di... Eh sì. Guardate qua il Marco Drum Racing Team, questo è da fare una foto, eh. Mi vieni sempre addosso, mi vieni, Loki? Oh! Eh sì, peccato che non si può fare le due. Guarda Loki che mi arriva, che mi viene sempre a culo, Loki. Su farmi? Oh, ti ricordi che belle? C'era una macchina qua. Sì. Che ci puoi mettere le ruote di massa traffico. No. Davvero? Fai una gara con quella? Dobbiamo preparare il campo allora. Devo fare un campo e preparare la pista, dai. Poi siamo in quattro, riusciamo a farla da Dio stavolta. Dai, preparo per fare le gare, ragazzi. Se ci state? Prendo i campi così, no? Tutto coltivato. E ci faccio dentro il circuito. Facendo dentro il circuito. Sei pieno, Kevin? Vai. Facendo dentro il circuito possiamo... Ciao, TM! Possiamo fare le gare su farming. Dai, poi ti farò vedere. Bellissimo. Sì. Ho fatto un sacco... Ciao, TM! Grandissimo! Guarda che roba! Siamo io, Sharder, Loki e Kevin! Guarda che roba! Incredibile! Allora Sharder si metterà lì. A fare questo campo? Beh, grosso, eh! Però adesso che siamo in tre... lo so, però guarda che ora che andiamo... Che Kevin va, io vado, scarico e ritorniamo, mi sa che... Non so, per me lo riempie prima. Ci mette un bot, ci mette poco comunque a riempire un carretto. Nella nostra farm, sai dove c'è i silos quelli grossi? Ecco, tu vai lì e poi ti verrà fuori il comando R3 scarica e scarichi. Non scarica. Non scarica? No. Come mai non scarica? Oh porca miseria. Sai dove devo scaricare quel pozzo di cemento, no? Dove stai tu? Kevin, io sono dietro. Al silo, si grande. Grande. Sì, ne è tutto giù niente. Devi scaricare tutto, non ci sono niente, riesci. Scritto scarica, una cosa del genere. No, niente, porta due. Secondo me devi mettere a fare il girare questo. Quello che devi buttarlo giù. No, vai nel cemento. Vai, dov'è la Kevin? Ciao fratello Loki. Ciao TM, come stai amico mio? Loki, aspettami un attimo qua. Che succede? Vado a vedere. Te, butta questo. Butta questo, vado io là. Bene TM, grandissimo. Stasera Gran Turismo 7, corre anche Carla, eh. Intanto metti trebbio io, Loki. Allora, aspetta Loki, scusa. Dietro. Bravo. Allora, abbassa e accendi. Allora, stiamo metti trebbiando, ragazzi. Guardate che figata. Siamo in tre, io e l'amico Loki, il driftatore che qua però non drifta, deve imparare a driftare con i trattori. E poi c'è l'amico Kevin. E l'amico Sharder Design. Matte. L1. No, non si può fare design, non si può fare neanche i drift. Però. Vai più vicino! Dai, che non è che è un cannone questo qua, vai più vicino! Ok! Vieni vicino! Non venirvi addosso perché questa mia di Trebbia costa come 4 case, eh. Fai 10 casi. Questa è una New Holland da penso 100-150.000 euro come minimo. Salviamo la lama. Abbassiamo la lama e via. E non ci si ferma mai. Ma dove cazzo è che mi hanno fatto sparare pula dappertutto? Me l'hai fatta sparare questi mezzi, ragazzi. Se andate a vedere
i vari siti su Facebook, tutto, esistono davvero, sono davvero così, hanno delle, delle potenze a sparare la roba incredibili, eh. Guardate che meraviglia, io e l'amico Loki che stiamo trebbiando grano turco, questo è grano turco ragazzi, vero? Questo dovrebbe essere mais, se non mi sbaglio. Mais forse, forse è mais. Guardate Loki, Charter e Kevin che gli ha dato addosso! Però questo lo sanno gli animali, dobbiamo farlo in stop. Ah, questo è per gli animali, per l'insilato, bene, bene, bene. C'è da fare la foto ragazzi qua, tutti e quattro insieme, bellissima sta cosa. E prepareremo anche delle gare ragazzi, se voi non avete mai visto gare su Farming Simulator, Marco Drums preparerà e la prossima volta faremo delle grandi gare su Farming Simulator, che io e l'amico Kevin le abbiamo già fatte, eh? E sono state una figata, ti ricordi Kevin? No, te lo dice se sei pieno, eh? È sotto, c'è, cioè, 100%. Che ti dici da 100 volte? Perché il problema e la cosa bella di questi MT3B, che sono un po' più piccoline e meno pesanti, è che non hanno il raccoglitore di... non raccolgono. Invece le mie T3B, quelle che hanno il raccoglitore, bravo, arrivo, devo andare a aprire il cancello perché Leo non lo fa. Porca puttana, mi fanno chiudere me dalla live. Sai dove Loki? Segui. Ok, vieni. Vieni qua, Loki. Kevin. Più vicino, Kevin, sennò buttiamo via tutto il materiale. Prendi qua sotto. Com'è bello il tempo male. Che figata, fare queste cose, Kevin? Mi è stato fumato a 10 km/h. Eh sì, va lui, va lui. Qua sotto, Kevin, Loki. Bisogna fargli imparare a Loki queste cose, perché magari non le sa. Loki, adesso Kevin ti spiega come fare il... a impostare... Lo sai fare, Kevin, impostare la velocità automatica? Eh sì, basta che prendi L1 più R1. L1 e R1? Con L3 gestisci la velocità del tempomat che vuoi fare automatico. Capito, Kevin, Loki? Non serve che tieni l'acceleratore. Tu schiacci L1, R1 e leggi cosa ti dice. C'è cerchio che fa velocità automatica, ti tiene lui la velocità. Poi schiacciando su e giù il direzionale, cioè quello rotondo di sinistra, selezioni più o meno velocità. Boh, premi L1 e R1 adesso. Così impari a usare il gioco, perché è molto importante sta cosa. Mi stai imponendo? Ho visto, mi stai spingendo. Scarica. Io no, no, premi L1, R1 insieme, Loki. Premuto? Sì, facendo L1 e R1 fa le cose, insieme. Poi mi scarica, non scarica. Ogni tanto va indietro, va indietro. Vai, 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 sali, sali, sali. Mi lascio un bel carico. Guardate le lame e come è curato anche in tutti i dettagli, qua, insieme alle tue ragazze. Eccolo. Dammi un attimo lo che a me, ti servirà uno sportellone. Aspetta, lo devo richiudere, vero? Scusami, scusami Kevin, ho sbagliato la manovra.
si richiude da solo, c'è. Sì, si è chiuso, no? Ma adesso vediamo là. Oh. No, la vita al telefono. La vita del come cazzo si chiama chi lavora nelle fattorie? Del fattore? No. Raga, chi sta al telefono lo licenzia. Per questo ho visto Marco vivere sta al telefono. Licenziato. Oh, non hai le prove, non hai le prove. Guaglio, non hai le prove. Ma adesso stai facendo, scusami, eh. Che cosa? No. Non ho il telefono, guarda. Quello che brilla lì. No, no. È qui il telefono, guarda. No, no, no. No, no, amico mio, è che c'ho in mano il pad perché sto stronzo, non ho capito perché mi fa. C'ho i problemi. C'ho i problemi, il pedale che non funziona, il pad che mi va indietro da solo, non capito che cazzo sta succedendo qua. Boom! Questa, tutta quella roba lì è tutta buttata, eh! Allora, Sharder, questi mezzi poi li teniamo, i, vedi che così almeno poi quando siamo insieme possiamo fare un lavoro del genere. Tu metti la prossima volta che siamo in quattro, si può due metri trebbie e due carretti. Vabbè, vabbè, che mi rende, siamo a posto. Siamo a posto, metti trebbie. Ce l'hai un'altra che fa sta roba qua? Di quella no. No, però ce n'è solo una. Basta una. Di solito ce ne sono anche una di quelle e poi ci sono più poi i trattori che vanno avanti e dietro che di quelle. Ne, è vero. A parte dei campi assurdi che America o Russia o comunque in posti veramente dove ci sono culture assurde, che ho visto che ci sono tipo 4, 5, 6 metri trebbie, una roba fuori da ogni logica del mondo, lì ci sono miliardi di... E lì è una cosa incredibile. No, questo no. Sì, ma anche i campi li vedi, sono praticamente... No, non dico infiniti, ma un qualcosa che ti metti le mani nei capelli, dici, ma quando lo finiamo sto lavoro, cioè, fatemi capire. Anche se sono macchine assurde, eh. Eh sì, oh. No, ed è quello piccolo il 37, poi vedrai quando viene pronto quell'altro che abbiamo. Poi se, sicuramente Sharder bisogna comprare quell'altro, eh. Al massimo metti il cartello, tu sai, e compri quell'altro che ti ho detto prima. Il campo 30, 33, 32 di unirti. E cosa ci devi fare? Facciamo così, un unico campo, prendere l'altro e lo faccio tutto unico. Si può fare? Crei i terreni. Ma davvero? Diventa uno unico? Sì. Vieni Locchi. Questo non lo sapevo, la prossima volta lo fai in live, lo fai nella mia live, perché no, questa cosa non lo so fare di unirli. Quella là, però lì mi devo stare, però l'estate sto lì, però vabbè, non so, voglio per... Io nella mia farma c'ho 33 e 32 uniti. Ah no, questo sì, dico la verità, vedi, allora non si finisce mai di imparare, ragazzi. Questa, allora, oggi hai imparato che si possono unire i campi con numerazioni, ma cosa diventa poi? Diventa un campo unico o comunque hai sempre due numerazioni diverse? I nomi sono lo stesso, però... Ah, i numeri li tiene, unisci... però li unisci e viene sul cibo anche nella parte che tu hai fatto. Figo. Cioè non vedi il pezzo lungo, però sì, sì. Ah, ok, ok. Recuperi quei pezzo della strada, recuperi e lo fai da allarghi. Eh sì, no, prima di tutto è così, non hai rottura di palle di far tutto bene, perché sei un campo unico, fai così come stiamo facendo adesso, certo, certo. E comunque bisogna comprare quello grosso che ti ho detto, il più grosso che c'è, che se siamo in quattro serve il campo grosso. Sarebbe 26. Sì, è il più grosso di tutti sulla sinistra. Occhi, vieni un po' più vicino, amico mio. Allora, per fare la velocità, vedi, tu adesso stai accelerando, ok? Allora, L1, R1, cerchio, vedi, attiva, disattiva il regolatore di velocità. Quando tu schiacci L1 e R1 insieme, cerchio, lui va. Però adesso è impostata troppo veloce. Se schiacci L1 e R1, vedi sotto che c'è modifica regolazione velocità con il tasto L su o giù.
tu selezioni 10 all'ora, 8 all'ora, quello che è. 15 all'ora. Si fa da mettere in giù, mette 10. Quanto metto? 10, 8, 10. 10. Aspetta che mi ha trovato. Quando vado schiacci L1, R1, cerchio. Ok, L1, R1, cerchio. No, mi sa che è impostata un po' più alta, eh. Forse perché non hai schiacciato bene il tasto, non te lo prende? No, so. Ah, ok, anch'io. Sì. Ah, ok. Se rendi i primi ricassa, quando avessi tempo matto va da solo. Devo girare a basso. Sì. Credo che c'è molto più grande, eh? Guardate. Che tu c'hai il rimorchio più grande, allora c'è ancora piccolino. Ok, lo sai quale parti laterali ti possono chiudere, no? Quei tili che ci facciamo. Non vuoi, eh? Si possono chiudere anche i teli laterali, su quel modo, su questo tuo, Dopo glielo facciamo vedere. Sai che abbiamo finito il campo, secondo me. Quanto ti manca l'empimento del carretto, Loki? 93. Allora, secondo me servono tutti. Cosa dite voi? Secondo me. Vai. Però non so, dici che ce la fa solo uno? Sei quello piccolo. Sì, mettiamo tutti da una parte così sappiamo dove sono. Sì, bello ordinato. Sì, anche perché sono le 6:30, ragazzi, io stacco, devo fare la grigliata e poi stasera alle 9 ci abbiamo Gran Turismo. Se volete facciamo una bella partita tutti insieme a Gran Turismo, raga, ci starebbe dentro, anche solo noi quattro, per dire, se entra magari Vertex o Phil o qualcuno, insomma, che facciamo una bella partita, che è un po' che non ce la facciamo online. Mi ha fatto un po' arrabbiare Gran Turismo 7 ultimamente, perché c'ha delle gare che secondo me erano un po' assurde, non hanno capo né coda. Cioè, allora, con qualsiasi cosa tu fai, comunque lui è sempre davanti, è sempre ok che è bot, quindi ci sta, però mi ha fatto un po' arrabbiare. Impegno da uscire, ok, vabbè, se ci siete bene, ragazzi, no, faccio il solito, anche perché poi c'è Carla, magari vuole farsi una partitella, Shard, tu abbandoni sempre mia moglie, sei cattivo. Per cosa? Per andare a divertirti con gli amici al bar. Non va bene, Shard, devi stare a casa a giocare. Non vado al bar io. Bravo. Io al bar, guarda, non mi costa nulla. Mio padre era sempre al bar, io non l'ho mai amato. Per me il bar è qui insieme a voi, nel senso che io la Coca-Cola te la prendo dal frigo, non devo pagare 3 euro, tra l'altro. Io voglio. Cioè, mi rifigo io. Allora, abbiamo finito, raga. Allora, ripiega. Ritrai condotto. Portiamo tutto a casa. Aspetta, che. La visuale di questi mezzi, ragazzi, è veramente poca, eh? Ok, non sta arrivando nessuno. Sta arrivando, Loghi, vieni qua.
Il rimuovo si mette un po'. Ti seguo. Dove c'è il mio? Dai, metti dietro. Allora, ho fatto un cancellino Sharder proprio piccolo, piccolo, piccolino, eh. Purtroppo non se lo cancellano verso loro. Sì, infatti è ridicola. Beh, ho fatto una farm incredibile quel cancellino del mini pony. Faccio il rimorso. Dai, metto dietro quello lì. No, guarda così. Per fare Loki, vieni qua. Capannone sarebbe questo. Lavate i mezzi, ragazzi, prima di metterli a posto, eh. Dove c'è John Deere, Loki? Ho fatto qui. Dai che puliamo. Il mio sta pulito, non sto io. Dove sto io, Kevin? Dietro il colonnello verde. Mieti trebbia, mieti trebbia lavata, pulita e stirata. Dove la metto la mieti? Capannone verde? Occhio Loki! Sì. Parlate Marco, quello davanti a te. Questo? Sì, o l'altro? Ah ok. Ah ok, no, perché pensavo che era questo. No, questo è quello dei trattori. Porto nell'altro, eh? Loki, rischi la vita, te lo dico. Quindi questo è quello delle mieti, eh. Porca trota. Avevo scollegato il... Sono catastrofico. Ok. Vai, Kevin. Vabbè, Kevin, dovevo lasciare qui, troppo. No, fatto. Dovevo lasciare il tanto qui. Tanto voglio... Allora vai, spiatto, vai amico. Oh, che bella, è finita la giornata di lavoro. Abbiamo lavato i mezzi, abbiamo portato tutto a qua. Ci vediamo, perché siamo in ferie, ragazzi, col farming dobbiamo andare in ferie, eh. Siamo... Quando riapriamo, amico? Quando volete, amici. Sì. Ditemi l'orario e il giorno che dobbiamo riprendere dalle ferie, perché io devo andare al mare. Martedì. Porca miseria, ma che ferie ci fate fare? 3 giorni? Bastasi. Cazzo di ferie! Partiti sul farming, mi raccomando. Sono ferie troppo brevi. mi dispiace, però il lavoro è lavoro. Probabilmente più a farming che più tu, Loki, invece. Lunedì. Grandi. Chi è che ha parcheggiato sto rimorchio qua a merda, raga? Io. Quale rimorchio? Quello rosso. Chi l'ha parcheggiato a merda? Io. Guarda Kevin come spreca l'acqua. L'acqua non è da sprecare, Kevin. Lava il mezzo e spegni immediatamente. Non si spreca l'acqua, Kevin. L'acqua rossa. Eh sì. È prezioso, ragazzi. Poi adesso che non sta piovendo ancora di più. Guarda che stai sporcando il mezzo a fare il scemo. L'hai appena pulito. Guardalo!
Però le chicane, com'è che si chiamano queste cose qua? I singoli, gli occhi. I cingoli sono da cambiare, che è il porca la miseria. Vai, porca. Ah, ti ho fregato! Ti ho rubato un pezzo! Io l'avevo lucrato, Mamma mia, ho visto il brutto manovra. Che fa per... Guarda qui! Guarda qui, perfetta! E ho lasciato acceso il mezzo! No, te lo lascio acceso così! Così ti finisco tutto il diesel! Hai la luce? Lasciala accesa così non parte più e vi chiedo dentro. Oi, ma guarda. Scappa, scappa con i soldi. Questo è incoglione. Dai ragazzi, mettetevi tutti qua in fila che salutiamo gli amici di Twitch. Dai, uno di fianco all'altro. Una bella fotografia. Oh, guarda che bella la foto. Oh, bravo, bravo. Però vi sembrate... La partita in pausa proprio adesso, non ci credo. Chi ha salvato? Loki fa moonwalk in slow motion. Di fianco, di fianco. Loki, mettiti di fianco loro. Di fianco, bravissimo. Ok, tutti seduti. Bon. Allora, vediamo, come si fa a abbassarsi? Triangolo. Triangolo, facciamo una bella foto. Aspetta che gli faccio una scattone istantanea. Fermo, Sharder, fermo! Ok, ho scattato l'istantanea, ragazzi, dai. Statevi bene. Allora, ringrazio tutti uno alla volta, così poi salutate i... Grazie, Loki. Ciao. Saluta gli amici di Twitch. Bella, guys. Loki. Bella, Kevin. Grazie di tutto. Ciao, Kevin. Ciao. Ciao, Sharder. Grandissimo, Marco. Ciao, raga. Ok. Ciao a tutti, amici di Twitch. Ci vediamo alla prossima. Statevi bene. Mi raccomando, seguite le live fighissime di Marco Drums Games Channel. Iscrivetevi, ditelo ai vostri amici. Portate, fate tutto quello che volete. Abbonamenti, donate, 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 donate. Donate. Stai zitto tu. Donate. Donate i money, i big money. Vanno bene sia yen che dollari. Va bene qualsiasi tipo di moneta, accetto tutto, il real brasilero, le lire, anche le lire accetto, anche se sono fuori corso, accetto le lire lo stesso. Grande il ciuffolo, grande il ciuffolo! Allora, ringraziamo oggi il ciuffone che si è seguito, Serio, Piratino e Sim. Grazie mille ragazzi, grazie a tutti, mentre noi facciamo gli scemi qua, perché comunque è molto divertente fare queste cose. È molto molto divertente, è la cosa più divertente di farming. Comunque, vi spoilerò una cosa ragazzi, faremo delle gare incredibili a Farming Simulator, quindi seguite che faremo le gare con i trattori e con le macchine in mezzo ai campi, ok ragazzi? Sarà una roba inedita per Farming Simulator. Per il canale di Marco Drums no, perché lo facevo già con un 2019 insieme all'amico Kevin, però non eravamo su Twitch, quindi le live non erano viste tanto come adesso. Va bene, ciao ragazzi, alla prossima.